sinceramente ci è sembrato che Maier abbia un po' così accentuato, abbia accentuato il contatto in maniera un po' troppo appariscente. Non è ancora la notte degli Oscar, quindi è meglio evitare queste sceneggiate. Lambruschi comunque prova il primo cambio della serata, immettendo sul parquet Milan Relic, comunitario, giocatore dotato di un buon tiro da lunga distanza, e togliendo per un po' Burini dal campo. Palla sotto per Bonsignori, marcato da Alberto Vianini. Bonsignori, quello di cui lo sapevamo capace ma che non avevamo visto fino adesso, un canestro da tre punti da distanza così abissale, addirittura da distanza ragguardevole, con le mani in faccia del difensore. Sicuramente questo è il Bullara che si è tante volte castigato a Reggio Calabria, e questo è il Bullara che dobbiamo vedere per poter puntare alla promozione, quindi veramente speriamo di averlo così non solo per questa partita ma anche in tutta la Federale Loggia e poi nei playoff, perché sarebbe veramente un importantissimo acquisto per la squadra. Grazie Piero, grazie Piero. Purtroppo è stato sanzionato nel frattempo il terzo fallo a Jovanovic. Abbiamo qualche problema in cabina di regia, abbiamo già detto del piccolo malanno che ha colpito Nello Laezza, adesso lo vediamo sottoporsi ancora alle cure dello staff medico. Jovanovic per canestro importanti assieme ai canestri della lunga distanza di Bullara per scardinare la difesa di Ragusa. Ma vediamo Relic in palleggio marcato da Jovanovic. Jovanovic con tre falli deve stare attento, perché in effetti Nello Laezza deve essere in qualche maniera tutelato. Vediamo il tiro di Maspar dalla lunga distanza, la palla non va, viene fischiato un fallo, vediamo a chi viene dato questo fallo. Fallo a Jovanovic, quarto fallo di Jovanovic. Però vedevamo che Nello ha qualche problema, infatti adesso Luca Ansaloni prenderà il posto di Jovanovic, abbiamo un problema in regia a questo punto. Sicuramente, tu hai visto bene, Nello si è toccato in un paio di occasioni la coscia e probabilmente c'è qualche problema muscolare, quindi infatti adesso è il quarto fallo di Jovanovic, confermata la tua tesi, perché entra in campo Luca Ansaloni, che si è destreggiato in alcune occasioni bene in fase in cabina di regia, però sicuramente ci possono essere dei problemi, soprattutto con i piccoli aggressivi che, come Wilson, Relic, che può mettere la guta. Comunque adesso mancano due minuti, vediamo un attimino di andare all'intervallo con almeno tre giocatori tra Ansaloni, Jovanovic e Laezza, no? Sì, ma in effetti Laezza l'abbiamo visto uscito toccando. Che non sta bene, mi pare, non l'ho visto molto bene fisicamente. Però dico, se non risolviamo lì siamo messi male. Adesso hanno beccato uno da tre punti. In questo momento così, aumentare il ritmo, la palla non riesce ancora ad arrivare sotto canestro, magari il buon movimento di Teli Begovic. Teo finta, tiro a tre punti, penetra, la palla stava per perdere, Teo la recupera, Jovanovic libero a tre punti, la palla va, dai Jovanovic, sveglia. Speriamo che tengano questo ritmo, che tengano e che facciano ordine come stanno facendo adesso, e speriamo che Jovanovic riesca a non commettere fallo, perché ho paura che se dovesse uscire Jovanovic siamo messi male. Ed ecco Jovanovic proprio in fuga, e ti porto via il mestiere per il canestro dei 54. Secondo piede di Michael Williams, Michael solo contro tutti, vediamo se va fino in fondo, si ferma a ragionare. Jovanovic, tiro a tre punti di Jovanovic, la palla va, canestro ancora di Jovanovic, che evidentemente ha lasciato da parte, sbagliato di Michael Williams. E ancora Trieste recupera il pallone, momento difficilissimo per Ragusa. Va Jovanovic, finge il passaggio a Williams e va ad appoggiare sul tabellone. Grandissimo, grandissimo Jovanovic. Jovanovic, Alibegovic, 64-55. Augusto Redavid lo diceva, Jovanovic è importante, le ha dato ragione e sta facendo forse la più bella partita qua a Trieste. Ma la più bella di gran lunga, la più bella. Soprattutto poi mi concedo una piccola battutina. Chi esce? 5 falli. La miseria. Adesso speriamo che tengano. Comunque c'è stato questo frangente di partita che all'insegna del finale in Nic, perché tra Jovanovic e Alibegovic hanno proprio fatto del Trieste in qualche maniera sforzava, non riusciva a trovare il bandolo della matassa. 66-57 più 9, fallo di Bullara, che si accusa del fallo immediatamente, alza le mani anche coach Pancotto. Augusto Redavid così anche la saluto già adesso sul numero di Michael Williams, anche lei si è eccitato. No, anche lei, anche tu mi sono eccitato, mi ha ricordato i Globetrotters di quando ero ragazzo. Questo è stato un numero da Globetrotters, una cosa eccezionale, difficilissima da vedere. Quindi in conclusione abbiamo ritrovato finalmente il playmaker, quindi Jovanovic c'è, perché ha dimostrato che c'è.
speriamo che sappia continuare a giocare come ha giocato oggi. Williams abbiamo visto che è un fuoriclasse, Alibegovic è risorto, ora l'importante è che i due lunghi tra Vianini e Semprini sappiano giocare. Trieste, Bullara supera in questo momento la metà campo, 3 secondi, Piero, consuntivo finale che Trieste per questa partita di Trieste che la linea Tex porta a casa sul punteggio 66-62. Siamo una vittoria sofferta, ma una vittoria contro una squadra che fa soffrire chiunque, perché questa Ragusa è veramente una bella squadra. Per noi era importante partire per il piede giusto in questo orologio, adesso ci andiamo a giocare due trasferte importantissime. Sarebbe sufficiente vincere una delle due, io dico, per agganciare il terzo posto, che è il posto con cui si può affrontare i playoff con un attimo di tranquillità in più, perché è vero che nei playoff può cambiare tutto come è cambiato con Gorizia l'altro anno, però arrivare a terzo